Se pensavate che Van Helsing fosse l'acerrimo nemico di Dracula, vi sbagliavate, ci sbagliavamo. Perché? Perché c'è una famiglia di cacciatori di vampiri che quando sente parlare di Dracula gli rode veramente il culo in mille modi. È la famiglia Belmont, Belmont, sinceramente non so come si pronunci, diciamo Belmont, dirò io, ignorantemente, che dal lontano 1986, dal primo Castlevania, il capostipite di questa dinastia, Simon, ha cominciato la caccia al vampiro, a Dracula. E dopo di lui la caccia è stata proseguita da fratelli, figli, cugini, nipoti, vicini di casa, parenti acquisiti, cani, gatti. Da tutti, per sterminare la dinastia dei vampiri, si è creata sta dinastia d'ammazza vampiri, insomma. Probabilmente non avevano meglio da fare. Quindi, il gioco che andremo a vedere oggi è il primo Castlevania, quindi ambientato nel 1691, se non ricordo male, e se ricordo male, pazienza, perché tanto sti cazzi, insomma. E il protagonista è Simon, quindi il capostipite di questa famiglia, armato da, diciamo, con l'arma più famosa per quanto riguarda gli ammazzavampiri, che è la frusta, no? Perché tu giustamente i vampiri li ammazzi con la frusta, e una sorta di Indiana Jones un po' più coatto, che questa frusta, ecco, come vedete, in base a quello che raccogli, parte dalla frusta tranquilla, tipo la frusta quella in caucciù o quella tipo elastico, e finisci con la frusta e finisci con le catene, con le mazze, eccetera eccetera, insomma. Questa come arma principale, e poi, come vedete, ho raccolto il coltello da lancio come arma secondaria. Come vedete, partiamo dal primo capitolo, che è 8 bit praticamente, quindi grafica, per carità di Dio, per 1986 stiamo parlando di una grafica accattivante, fatta bene, per carità, però passiamo in quasi 30 anni di tecnologia videoludica, da questi meri pixel affiancati a quasi il fotorealismo degli attuali capitoli, insomma. Io preferisco il 2D, non lo so, mi dà un senso più di, non lo so, sarà che sono un nostalgico fondamentalmente. Il gioco fondamentalmente è lineare, nel senso che bisogna avanzare dovrebbero essere una sessantina di livelli, penso, e ogni fine livello c'è il guardiano, ecco fatto, che mi ricorda di attaccare i nemici invece che parlare, basta. Dicevo, ogni fine livello c'è un guardiano. Mamma mia, che liscio. Per poi passare per tutti questi livelli e affrontare il capo di tutti i demoni, e cioè, ecco, è bastardo ma ha dovuto prendere lo stesso, e cioè Dracula, naturalmente. Noi andiamo avanti fino a incontrare il primo, che dovrebbe essere il super pipistrello gigante, e poi il resto voi giocate voi, insomma, anche perché se amate questa saga dovete assolutamente giocare al primo capitolo, non è che si può fare altrimenti, affanculo. Allora, eccolo qui, vieni giù, facci tua. E che cazzo, ci metti pure tu. Sono un coglione fondamentalmente.
Ricominciamo. Non è facile, attenzione, non è che c'hai... Tu dici, ma perché dai sempre gli alibi? Gioca e basta, no? Sempre scuse, lo so. Gioco senza dire altro, allora. Devo cercare di rimediare l'arma. Eccola. La frusta un po' più lunghina. Questo qui mi sta dietro al culo. Ok. Ah, come arma secondaria questa non è nemmeno tanto male, ti dirò. Dai, scendi. Dacci tua. Ecco fatto. Cazzo di merda. Mamma mia, t'ho trovato già il bug. T'ho trovato già il modo per mettetelo in quel posto. Ma guarda quanto so. Son coglione. So forte. Cazzo, mi sei masgamato. Sì. Ok, quindi salto. Ma chi so. Ma vedi quanto so forte, mortacci mia. Il primo livello andato. Andiamo col secondo, dai. Faccio il secondo e basta. Ah, vedi quanto so forte. Quello lì, vabbè, non me ne sbatto assolutamente di quello. Mamma mia, che liscio. Questo forse però ce la faccio. Se faccio così. Grande. Però c'ha un'arma secondaria. Non male, però, in teoria. Passiamo avanti. Che cazzo? Che cosa sei? Ah, le teste. Io perché mi spavento ogni volta che vedo una cosa nuova? Non si sa. Oh, e mori? Dacci tua. Ma sarai bastardo? Non sembra, ma sono intelligente, eh. So essere intelligente. Non sembra, però. E qua qualcosa mi dice che devo andare su. Mamma mia, che liscio. No, ecco fatto. Sì, Fabri, vogliamo rimanere qui a vita? Mamma mia, che culo. Vabbè, quello non lo prendo, il candelabro malefico. Questo sì. Il polletto, che male non fa. Ecco fatto. Questo però male lo fa. Che te pareva? E vaffanculo un po'. Ce vai? Ah, grande. E qua qualcosa mi dice che ci incontro. No, niente. Le trappole della morte. Niente di che. Ah, questo. Questo arriva solo a metà corsa. Vai, pensavo peggio. Questi li ammazzo così. In teoria, eh. Anche in pratica. Oh oh. Questi che mi vengono da dietro mi dà un urto bestiale. Ecco fatto. Mi servirebbe un altro polletto qua. Perché se no la veggo buia. Ma
Abbiamo 3 ore per salire qua sopra. Mannaggia quel porco malefico. Quanti ne spari, oh? Tanto t'ammazzo, dove vai? Dai. Oh, che cazzo si è fatto? Potevo aspettare, invece, ma sono preso in quel posto. Ah no, anche se qua so... vaffanculo, vabbè. Ero convinto ci fosse il polletto. No, mi serve il pollo, nient'altro. Mamma mia, è liscio. Mannaggia quel porco, mi ha fatto prendere una sincope. Ma che se fa così? Ci tua. Ok, là c'è il boss. Ormai. Ormai abbiamo capito che sono un idiota. Non che ci fosse bisogno di confutare la tesi, però insomma, ogni tanto è bene ricordarlo. Allora, o c'è un problema di hitbox, perché... Ah, no, vabbè, avevo fatto lo stronzoio, dai. Scendi, vai, 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 ok. Questo rimane là, sta bene lì. Ok, quindi 3 colpi c'ha bisogno. A me mi serve, cortesemente, l'altra parte della frusta, così un po' più lunga. Questo non ne spara 2. Ok. Guarda, salto e lo sparo. No. Ok. Di giustezza. Qua dovrebbe apparire da dietro. No, vabbè. Pensavo ci fosse uno dei segreti di Fatima qua, vabbè. Niente, mo, sempre con sta frusta corta. E vaffanculo quanto rompi le palle. Che mi fate una vita, dico io. De giustezza, cazzo! Ti uccido! E anche il secondo fottuto. Ah, perché sono matto, voglio fare pure il terzo, guarda. Me la sento super calda. E mo ammazzo anche il terzo. Vaffanculo. Guarda quanto ci metto per abbandonare tutti i buoni propositi, eh. Sì, che devi fa'? Cioè, non lo so io. Mi sta a seguire come il peggio degli infami. A morire da delle pulci. A causa di sti nanetti malefici. Mi serve un polletto però qua. Che non c'è. Col cazzo. Sì, un altro? Sci vostra. Porco giù. Vabbè, ricominciamo che è meglio, ah. Devo giocare d'anticipo con sti infame malefico. Vado via. Pezzo di merda.
altra... no, niente. Altra frusta per adesso non c'è. Ma qua me le devo ricordare. Che da guagliaro viene l'infame totale. Ecco fatto. E sarai un figlio di una gran troia? Lo sarai? È certo che lo sei. Qua devo andare. Qua devo andare qua. Così. 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 Per giustezza. Ecco, quello lo lasciamo cadere così perché tanto non ci serve. Mi serve un pollo. Dai con ste teste de cazzo. Dici, non è che devi schivare, le devi uccidere. Lo so, ma dato che non me va. E va a canna. Cioè, non è che... ecco. Ah, fate pure il giro, mo. Ci vostra. Momenti mi c'è una schianta contro. Mamma mia, questi mi danno una botta, mi seccano. Che liscio, mamma mia. Muori, muori cazzo. Oh, muor boss, capirai. Che gli racconto? Vabbè, c'ho 4 tacche di energia, ci faccio il sugo con queste, vabbè. Qualcosa gli proverò di... Marta la puttana. Questo è un problema, questo è un problema. Au! E che cazzo però... No, continuo. Da qua giù, ma siamo pazzi. No, non me va più. Pensavo di continuare più su. Vabbè, questo era Castlevania, il primo della serie. Giocatelo. E poi giocate anche gli altri. Ripeto, secondo me i capitoli in 2D sono più belli, più affascinanti. Bella.